In questi giorni in cui si celebra l'anniversario della primavera del 1945, vogliamo dedicare una carrellata di storia, di frammenti di storia, di piccole pillole di libertà al ricordo di personaggi o di fatti che sono accaduti appunto durante il tragico momento della Seconda Guerra Mondiale. Chi salva una vita salva il mondo intero, dice il Talmud. E ne avrà tenuto conto, anche se non ebreo, Don Emanuele Levrero, che fu parroco cattolico per 30 anni della chiesa di San Bartolomeo del Fossato a Genova. Quando nel corso degli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale salvò la vita a numerosi ebrei ricercati dai nazisti per essere inviati ai campi di concentramento. Nessuno conosce il numero esatto delle persone che furono da lui aiutate in quel tragico momento, perché lui tenne tutto nascosto, schivo, riservato, mai parlò di quegli episodi, neppure quando in tarda età si trovò lontano da Genova e dal Fossato, presso la parrocchia di Carrosio in provincia di Alessandria, dove alcuni ebrei, per ringraziarlo, lo rintracciarono. Negli anni della guerra, il giovane parroco nella chiesa di San Bartolomeo, nel cuore di San Pier d'Arena, un popolare quartiere di Genova, dell'antica Genova, a tradizione operaia, salvò decine, ma qualcuno dice addirittura centinaia di persone che ospitò nelle soffitte, nelle cantine, nella sala di proiezione dell'oratorio, rischiando in prima persona la deportazione e quindi la vita. L'Erminia, che era la sua perpetua ma anche la sua sorella, per dar da mangiare a tutti quei disperati che passavano di lì, si vendette persino loro di famiglia. E si racconta che una volta, di fronte ad un poliziotto sospettoso, con la sorella, Don Levrero si mangiò alcuni chili di pane per dimostrare che tutto quel pane, appunto, lo procurava per se stesso e per la sorella. Don Levrero nascondeva i fuggitivi rifornendoli appunto di cibo, cercando di trovare anche loro un passaggio sulle navi in partenza dallo scalo genovese. Bene fece dunque la sera del 25 aprile di 5 anni fa sul primo canale Rai, nel corso di uno speciale intitolato Viva il 25 aprile, il conduttore Fabio Fazio a raccontare attraverso le parole dell'attrice Margherita Bui la storia di Don Emanuele Levrero, svelando agli italiani le azioni di questo eroe così schivo e così riservato. Molti anni prima anche lo scrittore Raffaello Uboldi, nel suo libro 25 aprile 1945, I giorni dell'odio e della libertà, edito da Mondadori, raccontò di questo prete genovese e di quando alcuni sopravvissuti vollero festeggiarlo. Lo andarono a scovare appunto nel basso Piemonte, ma si accorsero di essere soltanto in 11, mentre il loro rito prevede che siano almeno in 12. Allora Don Levrero si tolse il colletto bianco, si mise la kippà sul capo e poté così raccogliersi in preghiera con gli ebrei che aveva salvato. Soltanto dopo la sua morte a lui fu dedicato un albero nel viale dei Giardini dei Giusti in Israele.